Marta D'Addona è l'architetto che si occupa della progettazione di orti e giardini e di quant'altro la Boscaglia fa in territorio toscano. Intanto cominciamo con le prime curiosità. Quando ti chiedono di progettare un giardino, fai un sopralluogo, come esatto, ti muovi esatto. Per decidere come agire? Ok, allora inizialmente noi conosciamo il cliente. Una volta che conosciamo il cliente capiamo più o meno cosa vuole e cosa fa a caso suo, quindi poi ci rechiamo sul posto con lui, cerchiamo di capire, instauriamo un rapporto, cerchiamo di capire ciò che lui vuole e cerchiamo di costruire insieme un ambiente in cui lui si rispecchi e in cui lui possa stare bene. Quindi partiamo magari dal fabbricato, da ciò che lo circonda, andiamo insieme sul posto, capiamo le sue esigenze e poi costruiamo insieme il giardino, l'orto o l'angolo che fa per lui dove possa stare bene all'esterno. Perché l'esterno è un po' come la nostra casa a cielo aperto, certo. Quindi è bello poterlo vivere sentendosi inseriti nel contesto. Esatto. È bene scegliere piante autoctone o ogni tanto ti liberi con altri progetti? Allora, tendenzialmente noi preferiamo le piante autoctone anche perché come gestione sono molto più semplici e si inseriscono nel contesto. Non sempre viene richiesto perché ci sono anche persone un po' più estrose, quindi vogliono anche un qualcosa di diverso, di più sofisticato e cerchiamo comunque di ricreare l'angolo che vogliono loro, quindi anche avulso dal contesto, purché rispecchi la personalità di chi ci richiede il progetto. Progettate anche orti. Un sì. Tempo gli orti li facevano i pensionati, invece da un po' di tempo a questa parte ci sono anche altri tipi di soggetti che amano coltivarsi le certo. Piante per poi mangiare quello che i frutti insomma, del loro lavoro. Ecco, esatto. Come si progetta anche un orto? Allora, l'orto oggigiorno è diventato qualcosa di non più povero, è un qualcosa anche che dà lustro. Infatti recentemente abbiamo fatto anche dei progetti per dei relè e all'interno di questo relè è stato creato questo orto, quindi non è un qualcosa di povero, di avulso del contesto, ma un qualcosa inserito in un giardino curatissimo, molto geometrico, che ha risaltato l'estetica di tutto l'ambiente. Quindi l'orto da un qualcosa di puramente produttivo è diventato decorativo, oltre che produttivo. E sta avendo sempre di più questa caratterizzazione. Senti, ma quando hai sistemato tutto il giardino, mm-hmm. è cresciuta l'erba, c'è l'impianto di irrigazione, quali certo. sono le raccomandazioni che fai a chi poi dovrà mantenerlo? Di guardarlo più che altro, perché spesso uno fa il giardino e lo trascura. Invece il giardino va seguito anche perché va molto incontro alle stagionalità, al freddo, al caldo, alla differenza delle stagioni. Quindi standoci molto attenti, curandolo, vivendolo, uno capisce anche le esigenze del giardino. Quindi l'impianto, esatto, l'impianto irrigazione più o meno apporto idrico, uno dà una stima di massima dalle indicazioni, poi il proprietario vivendolo capisce se le indicazioni sono giuste o sbagliate e poi comunque è autonomo, riesce a gestirlo da solo. Abbiamo parlato di privati, parlando invece del pubblico c'è attenzione anche ad alcune aree che devono essere recuperate dalle erbacce certo. e che quindi magari sono anche il biglietto da visita di chi arriva in un paese o in una città. Certo. In questo caso il lavoro è diverso. Il lavoro è diverso, in questo caso allora noi facciamo sia la manutenzione, quindi comunque la pulizia e la custodia, concedete il termine, dei luoghi pubblici, nel senso puliamo le strade, sfalciamo i prati e questo dà il decoro urbano a tutta la città e tutto l'ambiente in cui siamo. O se no ci sono delle riqualificazioni vere e proprie, quali delle piazze, che vinciamo la gara d'appalto, eseguiamo il progetto e ci viene commissionato e quello poi diventerà il bigliettino da visita della città, perché una piazza comunque ben realizzata, poi diventa un luogo in cui vivere, trascorrere il tempo. La Boscaglia si avvale della tua professionalità, essendo appunto architetto per la progettazione di esterni. Certo. Magari c'è chi pensa, ma piantare un albero lo possono fare tutti.
Invece non è così. Non è così banale. Allora, io questo l'ho acquisito poco il tempo stando qui. Non è mai così banale né scontato, perché piantare un albero siamo in grado tutti, piantare un cespuglio siamo in grado tutti, creare un qualcosa di piacevole da vivere non è banale. Anche mantenerlo bene non è banale, perché un ambiente poi curato in tutti i dettagli è piacevole da vivere. E invece un ambiente un po' più trascurato è comunque una parte verde, ma non è mai così piacevole, un po' stride. Quindi facendolo nel modo giusto poi diventa un luogo piacevole, accogliente, in cui uno si rilassa e sta bene. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.